C'è di giallo nella vostra vita? Scopritelo E quanto c'è di noir nella vostra vita milanese? con noi. Ha risolto giallo! Dipendesse da me, la puntata potrebbe andare avanti così per tutto il tempo, 20-25 minuti. Però purtroppo abbiamo un ospite, un nuovo ospite con noi e non possiamo permetterci di fare queste brutte figure. Sorgato! È C'è? iniziata la nuova puntata Oh Madonna! Siamo in onda? di Risolto Giallo. Buonasera dalla vostra Alessia Sorgato. Scusate, ma io stavo qui con lei, la ranocchietta più gialla del mondo della Che non è letteratura. gialla, ma è viola Ma il comunque. libro è giallo. Ah, E ha ok. scritto Salve, Giorgio benvenuto. Mi scuso per Bastonini. Grazie, grazie a l'atteggiamento voi. irrispettoso di Sorgato. Allora, questo autore merita intanto il vostro applauso perché dal momento in cui l'ho invitato, al momento in cui ha detto sì, vengo, ha fatto trascorrere dai 7 agli 8 secondi. Quindi è il tampinamento più breve. Colpo di fulmine. Un autore straordinariamente generoso anche perché viene da... Vengo da Latina. In E che ci fai di bello qua a Milano insieme a quel noi? di Milano. Beh, frequento in modo assiduo Milano da più di 10 anni perché lavoro anche a Milano, quindi ho iniziato a frequentarla, ci sto bene, voi sapete che ci sto bene, mi piace e soprattutto è veramente una città che è piena di sorprese, quindi continuo a scoprirla ogni tanto ed è molto piacevole e continuerò a frequentarla. Tra l'altro, Giorgio ha una caratteristica, Prevede le domande. prevede già le domande, prima cosa fondamentale da dire. Seconda cosa, ha una caratteristica che abbiamo avuto anche con uno dei nostri ultimi ospiti, ovvero che Giorgio è anche lui un commercialista. Beh, Gli fa il commercialismo ai co commercialisti? cosa, Non lo sappiamo. commercialismo e scrittura, spiegaci questo dinamico duo anche improbabile. Non Cioè, a c'è. questo punto, essendo il secondo, non è così improbabile. No, ma magari sono solo loro due al mondo. Magari sono solo loro due. Ma non c'è un rapporto fra l'essere commercialista ed essere uno scrittore, Il protagonista dei chiaramente romanzi è un commercialista? assolutamente E no, allora non c'entra. anche se poi c'è il protagonista che essendo un pubblico ministero in realtà comunque trae qualche spunto dalla mia attività professionale perché io ho lavorato come consulente della procura del tribunale per 15 anni e ne ho viste di cotte, di crude, anche di insomma cotta alla metà e quindi, esatto, e quindi qualcosa c'è. Se non avessi fatto il commercialista probabilmente non avrei avuto una serie di informazioni per scrivere questo libro. E come nasce il tuo rapporto con la scrittura, quindi? Ma allora, io ho sempre scritto da bambino a ragazzino, ma non mi sono mai messo in gioco. 10-12 anni fa ho partecipato a un concorso per racconti brevi, l'ho vinto, si chiama Giallo Latino, giallo, sempre giallo. E da lì ho iniziato a scrivere il primo romanzo che io descrivo sempre, ma è vero, come un romanzo nato in una notte buia e tempestosa dopo che avevo mangiato i peperoni. Perché quando si mangiano i peperoni rimane. C'è chi non li Sì, digerisce. insomma, e quindi lì ho scritto questa cosa che in effetti l'ho scritta in 20 giorni e ho avuto un discreto successo, quindi ho detto vabbè, allora continuiamo. Ve lo ricordate? Snoopy sulla cuccia con l'Olivetti, lettera 38, che scrive Era una notte Notte buia buia e tempesta. tempestosa. Hanno fatto anche un concorso per andare avanti in questo racconto. L'ha concluso Bastonini, era una notte buia e tempestosa e avevo mangiato i peperoni. Ho vinto il Esatto, concorso, ha dai! vinto il concorso. Comunque una cosa, Fantastico. poi finalmente ti lascerò parlare, Sorgato. Una cosa che ho notato, adesso non ho idea di a che numero di puntate siamo arrivati, che stiamo facendo veramente tante, è l'inizio del rapporto cioè non tanto il rapporto con la scrittura, ma il passaggio da scrittura così en passant a diventare proprio scrittore, cioè c'è sempre. Scrivevo racconti brevi, gli do un concorso, Lo vinco, vinco piace e vado e da lì avanti. In si comincia. Una bella cosa. realtà, aiutami Giorgio,
questo che presentiamo oggi, che è L'incertezza della rana, edito da Giallo Mondadori, è il tuo bambino numero almeno 2. Sì, è il 2 della Mondadori e il 4, considerando una mia precedente edizione con altro editore. Sempre gialla. Sempre gialla, sempre con gli stessi protagonisti. Ah, sempre con Santarelli. Sempre più giallo. Beh, Santarelli, ve lo dico molto in breve, ma giusto perché voi sapete che li frequento tutti i santi giorni, fa il PM, anzi il suo amico nero lo chiama Paolo PM, ed è una cosa che a me ha esilarato, fa il PM a Latina, ma ammetto che dai miei 25 anni di toga un PM come questo non l'ho mai incontrato e avrei tanto tanto piacere di incontrarne uno. Capito, è incredibile questa cosa, perché tu di solito quando ci sono gli argomenti di stampo legale, la surrogato si attiva sempre, perché magari c'è il termine usato in maniera corretta. Ci arrivo. Poi, perché questo è filone. No, Bastonini ce l'ha il consulente, io l'ho sgamato. Lui sarai te probabilmente. Non sono io, non sbaglia un termine, ma ci arriviamo. Tant'è che gli stavo chiedendo. Paolo Santarelli nasce da una persona che esiste veramente, che tu conosci? No, assolutamente no. Esiste, ti racconto un piccolo aneddoto. Il mio primo romanzo piacque moltissimo a Giancarlo De Cataldo, che è un autore di gialli, autore di romanzo criminale, nonché giudice, esatto, di corte d'appello a Roma. Mm. E lui ha detto, è meraviglioso, bellissimo, mi piace, tu farei strada, però, c'è un però, questo PM non potrebbe esistere nella realtà. Applausi! Esatto! È vero! È vero! ma perché lo stiamo dicendo questo? Adesso non pensate che sia un marziano con la tutina d'argento. Non esiste, almeno per quanto a nostra conoscenza, che di PM ne abbiamo incontrati tanti, perché è semplice, un po' sfigato con le donne, un po' goffo, generoso, anche un po' illegale a volte, non è che stia sempre nel binario. Ma per questo ci piace da morire. Cosa possiamo dire di Paolo PM? Che caratteristiche gli diamo? Allora, questo romanzo è giallo, lo vedi dal colore, lo vedi anche dall'etichettatura gialli Mondadori. In realtà il romanzo giallo è un romanzo che storicamente si colloca, non è un discorso troppo serio, si colloca all'interno di un ambiente chiuso dove poi si trova il colpevole e alla fine tutto torna così come bene, così come era all'inizio. In realtà la realtà non è questa, appunto, cioè c'è il noir, ci sono i dolori che seguono un fatto delittuoso sia per la vittima sia per il carnefice. Questo non è un giallo, è un romanzo a tutto tondo, perché i colpevoli si scoprono a pagina 40. Ed ecco la stranezza del PM. Neanche metà libro. Ma molto prima, esatto. Prima. E la stranezza del mio PM è questa. Qualsiasi PM, chiaramente tu mi dai ragione, chiude le indagini con una firma e non è più il suo problema. Poi c'è il dibattimento, c'è un altro mondo all'interno della giustizia, ma le fasi di indagine sono finite, sono terminate. Lui invece dice no, voglio capire perché. Perché c'è una rana che si trova all'interno di una serra? Perché? Perché c'è un indio amazzonico all'interno della serra? Quindi, ecco qui, malgrado si sia scoperto il colpevole, i colpevoli in questo caso a pagina 40, poi c'è tutto un mondo intorno, come cantavano i Mattia Bazzano. Mi consenti un'altra domanda? Prego, poi te lo lascio per due domande, perché questa è proprio legata. In questa trama c'è un dettaglio o più dettagli che sembrano talmente incredibili da apparire inventati. Allora, Tommasina Sorgato è andata su Google e ha detto fammi vedere. Come Tommasina Sorgato? San Tommasina Sorgato. Perché Tommasina, scusa? Perché San Tommaso era quello che andava a controllare col dito. Io ho messo il dito su Google. Ma spieghi le cose. Mamma mia, questo qui è andato adesso, a scuola dei Tommasina Gesuiti. Sorgato. Avevi scoperto oggi che lei si chiama in un altro modo, praticamente. Esatto, cioè dopo un anno che siamo qua io e lei scopro che ha un altro nome. Beh, sono andata a ravanicchiare col ditino in Google. È tutto vero. Quello che si può dire, senza toccare il romanzo, del popolo Mazzes, o detto anche popolo del giaguaro, che è un coprotagonista della sua storia. Questo romanzo, appunto, viene tratto da un fatto di cronaca vero.
Io leggo un libro di un giornalista americano scritto negli anni Ottanta, che aveva vissuto in quell'epoca presso una tribù amazzonica e aveva utilizzato anche su se stesso la sostanza che viene secreta da una rana, appunto, che vive in quel posto, con degli effetti quasi pazzeschi. Diventa quasi un supereroe questo, chi utilizza questo tipo di veleno, non soltanto dal punto di vista della sostanza psicotropa, ma anche sembra una sostanza che rende le difese immunitarie talmente forti da superare un po' tutto. Dopo che scrive questo libro, si comincia a ricercare, ad analizzare la sostanza presso la facoltà di chimica dell'Università di La Sapienza di Roma. Una società farmaceutica tenta di interessarsi per questa sostanza e riprodurla senza riuscirci. Tutto questo è vero, quello che sta raccontando è vero. E soprattutto si tenta di, la rana se produce il veleno, la portiamo nel Connecticut e produrrà il veleno. In realtà si scopre che al di fuori del loro ambiente la rana non produce il veleno, sembra perché non si debba nutrire dei grilli che sono tipici sono dell'Amazzonia e sono il loro cibo specifico. A questo punto questa è la realtà. E io ho detto, una famiglia malavitosa che vive dalle parti di Latina scopre questa sostanza e tenta di fare il business producendo in una serra l'habitat amazzonico gestito da un indio amazzonico, e quindi ho inventato questa storia, e da qui poi succedono tante cose. Adesso te lo lascio, ma sai qual è la generosità d'animo di questo autore? Che lo scrive proprio, cioè non si appropria dell'idea e fa finta di creare un nuovo topos narrativo, te lo dice proprio, ti chiama l'indio con il nome del popolo indios, ti chiama la rana con il nome che ha realmente. E in questo fa un'operazione di onestà intellettuale che lo rende un passo avanti rispetto, fatemelo dire, lo chiamavano Gig Robot. Perché anche in quel film c'è il famoso tuffo nel Tevere che dà a chi lo subisce o a chi lo ricerca tutti questi superpoteri. Lo ricorderete, ha vinto il Donatello di qualche anno fa. Probabilmente il succo è lo stesso, probabilmente anche gli autori di Gig Robot avevano letto qualcosa di quella ricerca, ma Giorgio lo dice, loro no. E questo veramente ti fa onore, Giorgio. Mi è sembrato automatico, normale. Dio. Ti fa onore, beccati l'onore e mo stai con Mazzavillani almeno 10 minuti, io mi riposo. Come mai la scelta, perché tu poi l'hai detto, cioè questo non è da definire un giallo, ma più appunto un romanzo. Come mai questa tua scelta di scrivere questo tipo di romanzo? Esattamente. Ma intanto bastava guardarsi intorno, cioè è vero, allora io ho preso il racconto e quindi la storia vera e poi l'ho inserita all'interno di un tessuto sociale che conosco bene, perché io, dal mio punto di vista, che lo scrittore debba scrivere cose che conosce, quindi al contrario di Salgari che parlava di Malesia senza esserci mai stato, quindi io conosco bene la mia zona. E nel bene e nel male, quindi questa famiglia malavitosa, per esempio, è una famiglia che effettivamente esiste dalle parti di Latina, imparentata, così. No. Racconto se anche gli dovete fare l'attentato domani, non qua adesso. Ma adesso racconto un aneddoto. Nel mio primo romanzo io avevo messo il cognome vero di questa famiglia e il mio primo editore mi ha detto, Giorgio, cambia il nome perché ci bruciano a me e a te. E quindi l'ho cambiato il cognome. Per rendere chiaro il tipo di famiglia a tutti coloro che non sono della zona, sono imparentati questi con i Casamonica, famosa famiglia di Roma. Sono dei rom stanziali che vivono nella zona appunto di Latina, come i Casamonica vivono nella zona est di Roma, come gli Spada vivono nella zona ovest di Roma. Quindi questa è la realtà, ecco qui, commischiato tutto, lo scrittore un po' alchimista prende diverse materie e ne poi produce qualcosa
di nuovo, e quindi è uscito questa, quel coso giallo e verde. Quel coso giallo e verde, che tra l'altro è, cioè appunto è bello che nel retro di copertina torna lo strano pubblico ministero Paolo Santarelli, questa volta le prese con una misteriosa nuova droga per cui tutti sono pronti a uccidere, che uno poi si aspetta, cioè una Gomorra, sì, una spesa, cioè nel senso cadaveri ovunque, lotte tra bande per prendere questa droga, e invece poi è tutt'altro il delitto, cioè il caso si risolve in poco tempo, e poi c'è tutto il processo di, sì. Di anche qui si potrebbe dire magari una seconda indagine, dove cioè, finisce il lavoro del pubblico ministero e inizia quello di una persona comune, potremmo dire curiosa, sì. E non dimentichiamo che Santarelli, qui la stranezza del PM, a un certo punto vola sino in Florida a sue spese per tentare di capirci qualcosa in più. Anche questo io non so quanti magistrati lo farebbero, non so. È un desiderio questo, un po' che si vorrebbe come figura. In effetti io colgo lo spunto, perché non mi capita spessissimo, cioè qui siamo abituati a... Ormai abbiamo capito che in Italia non si vive di sola scrittura, tranne pochissimi casi, quindi abbiamo la fortuna di incontrare veramente persone che nella vita svolgono i mestieri più disparati e poi nel tempo libero scrivono. Però tu hai il privilegio, se tale lo vogliamo chiamare, di frequentare le aule di giustizia. C'è addirittura tutta una storia nella storia che racconta un fatto realmente accaduto, che tu attribuisci ai fratelli Viola, ed è la morte di questo ragazzo di nome Joseph, un ragazzo adottato che venne ammazzato a calci, e tu addirittura tratteggi la discussione, le conclusioni, come si dicono in gergo, le conclusioni del pubblico ministero Santarelli, e lo fai con grande maestria. Ora, come prima avevo già anticipato, i casi qua sono due. O tu hai frequentato tantissime aule di giustizia e quindi hai assorbito il nostro linguaggio, oppure dietro c'è un ghostwriter, un suggeritore che ti aiuta a sistemare la parte tecnica. Quale delle due? Com'è la tua fedina penale? Esatto, c'è anche una terza ipotesi, bravissimo Nicolò. No, sicuramente la prima, perché come consulente, come curatore fallimentare avrò, penso, testimoniato almeno a 30 procedimenti diversi, quindi tu sei meglio di me. Quando poi ti capita, lo dico a tutti, quando vi capita di essere testimoni in un processo, andate alle 9 in tribunale e molto spesso fate le 6 del pomeriggio, qualche volta vi rinviano anche la causa, e quindi vi godete uno spettacolo, tipo 50 processi che vanno avanti uno dopo l'altro. Allora, fate la moltiplicazione, io quanti processi ho chiaramente assistito. Ecco, è proprio esperienza personale. Zia, tra l'altro, anche lei è commercialista, tra l'altro pubblico ufficiale, cioè noi qua abbiamo davanti un pubblico ufficiale. No, soltanto quando sono curatore fallimentare. Operatore fallimentare. Curatore fallimentare. Guardate, la discussione, o conclusione, arringa per i più, di Santarelli, che non ha nemmeno seguito le indagini, quindi lui si ritrova lì, come spesso capita, perché voi dovete sapere che un PM è assegnatario di un'indagine dall'inizio alla fine, a meno che non gliela tolgano, ma nel momento in cui si va in aula può cambiare PM ogni santa udienza. Ci sono quei processi senza padre per cui tutte le volte hai un soggetto umano differente, e Santarelli sembra quasi inventarsela questa arringa, anche perché ha poco tempo. Anche perché in realtà il ruolo sarebbe di un collega che invece è o malato, c'hai il convegno, va a sciare. Che sassolino dalla scarpa ti sei tolto tu con quel personaggio? Omissis, qui omettiamo. Domanda scomoda. Vorrei aggiungere una cosa, questa requisitoria, la requisitoria di Santarelli che io ho inserito recentemente, perché l'ho inserito quando ho fatto la revisione del libro, quindi lo scorso anno, è tratta da un fatto di cronaca effettivamente duro, che è quello dell'omicidio di Willy a Colleferro, provincia di Roma, ucciso a seguito delle percosse dei fratelli Bianchi. Io ho immaginato semplicemente in aula, non ho assistito a quel processo che in primo grado si è concluso con la condanna dell'ergastolo, lo ricordo, però ho immaginato come un PM con il cuore, e quindi non soltanto citando gli articoli del codice, avrebbe parlato appunto in udienza, e quindi chi l'ha letta dice che è un momento molto emozionante.
Confermo, è veramente bella. Adesso stai scrivendo? Hai già un nuovo romanzo in cantiere? Hai già qualche idea? Cosa stai facendo adesso? Il tuo lato scrittore, cosa sta facendo? Il mio lato scrittore, oltre alla promozione, che mi diverte tantissimo, perché è divertente, è bello, da adrenalina, dai, insomma, ti fa sentire vivo, è bello. Grazie che mi avete invitato. E oltre a questo, no, io nel cassetto ho 5 santarelli già pronti per essere pubblicati, più altri 2 romanzi, chiamiamoli non santarelli. E quindi adesso... Dei santarelli. No, proprio un altro genere. Chiamiamoli romanzi storici, anche se non sono chiaramente... sono romanzi ambientati durante il fascismo. Cinque santarelli che vanno avanti o come Guerre Stellari tornano anche indietro? Ma sono, no, sono tutti quanti, sono tutte autoconclusive, per cui si può leggere come quello precedente a questo, si può leggere tranquillamente, non c'è nessuna... E lo tieni sempre a Latina, Santarelli? Allora, Santarelli gira e la sua pseudo fidanzata Barbara, fra l'altro, lei vive a Milano ed è un rapporto complicatissimo, è un rapporto che può provocare, soprattutto nelle lettrici, o una grande simpatia per questa donna, una grande avversione, quindi la tua avversione, ecco. Ed è quindi, Milano c'è sempre in un angolo dei miei romanzi, quindi un angolo o un angolone, negativo, o un angolone. Un angolone in cui si vive una vita chiaramente anche a Milano, in cui Santarelli parte, per esempio, in uno che verrà edito, parte la mattina alle 4 per fare gli auguri di compleanno alle 7 di mattina a questa pseudo fidanzata, per prendere subito l'aereo e tornare subito per le 9 in procura, creando casini pazzeschi, va bene. È veramente un bel personaggio. Beh, non vediamo l'ora di leggerti ancora, sappi che Risolto Giallo ti aspetta. È sempre qui. Grazie. Al varco, più o meno. Fatti vivo, altrimenti mi tocca fare lo stalker, e quindi quei 12 secondi che ci metteremo la prossima volta a metterci d'accordo. Ci metteremo 5 secondi. 5 secondi. Ce ne mettiamo meno. Dopo la prima, sì, sarà immediato. Io adesso, come sempre, con Nicolò ti lascio autogestire gli ultimi 5-6 secondi della trasmissione. Tu ti rivolgi ai risultisti e gli dici quello che ti pare. D'accordo. Allora, l'estate si avvicina e un anno se ne va, no, questa è Nerighiera. L'estate si avvicina ed è un bel momento per portare sulla spiaggia questo romanzo e forse potrebbe strapparvi anche qualche piccola risata, quindi attenzione, attenzione. Mi raccomando, vogliamo vedere un sacco di ranocchiette amazzoniche sulle nostre spiagge. In quel caso sarà una... Com'è che era? Una piaga biblica. Il caso. Invece delle cavallette ci saranno le ranocchiette, ma saranno delle ranocchiette molto simpatiche. Da Alessia Sorgato, arrivederci a presto. Buona serata a tutti. Grazie a tutti. Quanto c'è di giallo nella vostra vita? E quanto c'è di noir nella vostra vita milanese? Scopritelo con noi. A Risolto Giallo!